metterne quattro qui, in questo modo. Ciao, papà! Ciao! Che ne pensi? Beh, ecco, l'idea comincia a piacermi. Ho preso un baritono con una balalaica, lavora alla sala da tè russa. Gli farò indossare la camicia da cosacco e canterà le canzoni di Nelson Eddy. Caspita! Sei davvero incredibile. Ma perché? Perché, Alison, stai facendo tutto questo? Perché ti voglio bene. Perché tutti ti vogliono bene. La mamma, ovunque lei sia. Susan, Quince. Tutte le persone con cui lavori, chiunque tu abbia incontrato. Oh, papà. Dopotutto, sei stato un padre straordinario. Già, beh. Non sono stato il padre che tu... Che sei stato per Susan? No, non volevo dire questo, però... Però era quello che pensavi. Ma non fa niente. Perché so che mi vuoi bene. Insomma, non è come con lei. Ogni volta che lei entra in una stanza, sai, i tuoi occhi si illuminano e lei riceve sempre un sorriso da te all'opposto di me. Quando entro io, l'espressione del tuo viso dice: che cosa vuole ora? Però a nessuna delle due hai mai fatto mancare nulla. Ma c'è dell'altro e molto più di questo. Mi sono sentita amata. Ed è tutto ciò che importa. Così, lascia perdere chi è la preferita. Ti è concesso averne una. Il punto è che tu sei stato il mio. Oh, Alice. Sento che ho avuto tutto quello che avrei potuto desiderare per il mio compleanno. Aspetta un momento. Che c'è? Ci sarà ben altro. Tanti eccessi, come piacciono a te. Sarà senza dubbio una magnifica festa. Sì, certo. Già. Grazie. Buon compleanno! Grazie.